a tutti ragazzi, mi chiamo Cristian Musella per chi non mi conoscesse, quindi sono Cristian Musella per chi mi conosce e chi non mi conosce, però per chi non mi conosce devono sapere che io sono un influencer, fashion blogger e fotomodello e lavoro anche come animatore in un'agenzia turistica. Per chi voglia fare animazione può anche contattarmi in privato, scrivermi nei commenti. Allora, parliamo di questo video. Come già avete potuto vedere e leggere dal titolo, io spiegherò come diventare un influencer e come far sì che guadagnerete oppure che sponsorizzate i vostri prodotti, no? Sì, ragazzi, sto all'impiedi perché così penso meglio. Ok, ma come diventare un influencer? Come si diventa influencer? La primissima cosa da fare non è né essere portati, né essere belli, né essere brutti, né essere alti e né essere niente. La prima cosa da fare è quella di aprire un canale Instagram e di curarlo per bene, di curarlo nel senso di fotografie, avere qualche preset, avere qualche immagine bella che ti piace. Inizialmente io, per esempio, nel 2014 mi facevo fare le fotografie da alcuni miei amici all'uscita di scuola. Io sono stato nominato primo influencer in Italia ad aver cominciato nel 2013 lavorando per la Daniel Wellington su Instagram. Quindi molti di loro scambiano con blogger e influencer, che sono due cose distinte e separate. E comunque, ragazzi, niente. Questa era una parentesi che ho voluto aprire. La prima cosa da fare è quella di creare delle foto, di fare delle foto belle con location pazzesche, quindi bei murales, bei posti, bei luoghi. Dopodiché è di curarle. Prima di postare le fotografie vanno editate, vanno curate, nei minimi dettagli, vanno un po' cancellate le imperfezioni, mai di se stessi, ma dell'atmosfera. Per esempio, se c'è un sacchetto dell'immondizia, lo vai un attimo ad ombrare, lo cancelli, ecco. E poi la posti, però prima di postarla c'è un altro appunto hashtag, usare gli hashtag adatti. Perché usare gli hashtag adatti? Perché quelli lì sono la chiave per arrivare a persone che ancora non ti conoscono. Ecco, quindi ricapitoliamo, facciamo una foto, scegliamo una bella location, facciamoci la foto, modifichiamola. Una volta modificata, cosa facciamo? Scegliamo accuratamente gli hashtag. Quindi scegliamo hashtag non troppo grandi, non troppo piccoli, di media, di nicchia, per raggiungere il nostro pubblico. Cosa vogliamo fare? Vogliamo raggiungere il pubblico della moda? Ok, gli hashtag saranno inerenti alla moda. Non possiamo mettere like for follow o follow for like e così via. Sono hashtag inutili, non ti raggiungono nessuna nicchia, non farai mai nulla. Quindi il mio consiglio è quello di mettere neanche 30 hashtag. Hashtags. Il mio consiglio è quello di metterne 10-15 massimo, non tanto grandi che hanno milioni e milioni di post, perché il tuo post, sì, il tuo post potrebbe essere immerso da altri post in un secondo. E hashtag non troppo piccoli, perché se sono troppo troppo piccoli da 100 post, Instagram non valorizza tanto il post. Quindi scusate ragazzi, per i capelli. Una volta scelti gli hashtags, noi possiamo andare a condividere la fotografia. Condividiamo la fotografia. Mettiamo tante foto, quindi in questo arco di tempo facciamo sempre le stesse cose. Mettiamo fotografie, scegliamo gli hashtag, vediamo, commentiamo le foto degli altri, mettiamo like alle foto degli altri, commentiamo le storie degli altri. Instagram è nata per essere un'interazione con gli altri, quindi noi dobbiamo interagire, dobbiamo farci seguire. Seguiamo gli account che sono interessanti quanto i nostri, che abbiano la stessa nicchia che vogliamo raggiungere noi. E questo è un altro punto importante. Poi c'è un altro punto molto importante, che è dopo la pubblicazione i commenti che arriveranno vanno risposti tutti. Questo perché Instagram valuta anche le risposte ai commenti. Più rispondi ai tuoi commenti, più Instagram lo valuta molto importante quel post. Quindi valutandolo molto importante te lo farà schizzare alle stelle. Quindi quali sono i punti? Scrivetemeli sotto voi per vedere se avete capito. Quindi, quindi i punti fondamentali sono questi. Poi un altro punto chiave è quello che non ha niente a che fare con i social, sono le pubbliche relazioni. Dobbiamo avere a che fare con persone anche reali, dobbiamo farci conoscere fuori dal telefono.
dobbiamo farci conoscere da tutti e da qui, da chiunque fuori dal telefono. Quindi la persona che siamo noi deve essere conosciuta anche al di fuori del telefono. Quindi dobbiamo partecipare ad eventi, dobbiamo partecipare e essere sempre presenti a, che ne so, a festini, eventi che si organizzano a Milano e a Roma specialmente. La Milano, ne cito qualcuno, Milano Fashion Week, Roma Alta Roma, questo però sempre nel mio campo e nel campo della moda. Quindi Roma Alta Roma, Firenze Pitti Immagine. Quindi più o meno sono quelli gli eventi dove potrete conoscere altri influencer e altre persone come voi. Lì sono più o meno le dinamiche, quindi conoscerete molte altre persone come voi. E questa, diciamo che ho voluto fare questo video perché ogni giorno ho centinaia di messaggi, non dico ogni giorno, ma ogni settimana ho centinaia di messaggi: ciao, mi pubblichi una fotografia nel tuo post, nella tua storia. Non serve a niente, raga, non serve a niente. Cioè non serve a niente farsi pubblicare da account più popolari per ricevere seguaci. Potrà anche funzionare, ma nel tempo quei seguaci non sono interessati a seguirvi. I seguaci non sono interessati a seguirvi, quindi vi smetteranno di seguire, ma è ovvio, perché non sono interessati a quello che postate. A meno che non lo fate con un account simile al vostro. Quindi facendolo con un account simile al vostro, le persone che seguono l'account più popolare potranno seguire anche voi. Però non è che andiamo a chiederlo ad un account che ha come nicchia frasi meme, ok? Sono quelle che vanno più di moda perché fanno ridere. Non possiamo chiedergli pubblicità se abbiamo una nicchia di moda, oppure di accessori o di sponsorizzazioni per quanto riguarda gli accessori, la moda, no? Tutto torna. Tutt'è che si deve andare a coprire una nicchia specifica di Instagram. Quindi mettetevi sotto influencer e chiunque. Chiunque è influencer. Noi siamo influencer dal primo secondo in cui diciamo ad un amico che abbiamo mangiato in una pizzeria, che la pizza era buona, e gli diciamo: vai da lui che la pizza è buona. Lì siamo influencer, però non siamo su un social, non siamo riconosciuti come influencer perché non siamo sui social. Però per chi vuole intraprendere questa strada è molto importante, passo dopo passo, intraprendere questa strada su un social. Molto importante ancora avere un iPhone. Non dico per screditare Samsung, ho provato Samsung negli anni, però appena sono passato ad iPhone ho visto una qualità immensa, ragazzi, immensa. Quindi passate ad iPhone, cercate di passare ad iPhone. Se non avete le disponibilità economiche, passate anche agli iPhone un po' più arretrati. Per esempio, se oggi c'è il 12, iPhone 12, un iPhone X va più che bene, costerà 300-400, ora non so bene quanto costi. Però cercate, se non avete disponibilità economica, di cercare di prendere un iPhone non tanto costoso, da 1.200, da 1.500, da 1.800, ma di 300-400 euro ce la fate. Quindi non è neanche un problema di... Giustamente sono investimenti, ragazzi, sono investimenti che vanno fatti se volete prendere una determinata strada. Quindi ragazzi, questi sono i vari punti da seguire. I più fondamentali, ho detto, ce ne sarebbero molti altri. Però questi qui sono proprio le fondamenta per diventare un influencer conosciuto su Instagram. Queste sono le basi fondamentali di chi vuole cominciare una strada su Instagram. Quindi ragazzi, non posso fare altro che salutarvi. Cristian Musella vi saluta. Grazie per essere arrivati a 10 minuti di video, più o meno 8 minuti, non so quanto saranno. Quindi grazie, grazie davvero per avermi ascoltato tutto questo tempo. Spero di risentirci nei prossimi video e fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!